cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Alba Nuova Potenza nella preghiera. Oggi è il martedì 8 di giugno del 2021 e noi siamo qui per la grazia del Signore per un'altra puntata quando noi possiamo pregare a Dio e ringraziarlo per la sua potenza nel nostro cuore. Io do un saluto, un benvenuto a tutti quanti voi che da sempre siete qui con me dal lunedì al venerdì dalle 7 del mattino sempre a pregare al Signore nel nome di Cristo Gesù è una puntata particolare perché uh, noi uh, soltanto oggi stiamo trasmettendo soltanto dalla piattaforma di youtube spero che questo non sia stato un disagio per nessuno quindi per coloro che sono su Facebook e magari non vedono la trasmissione potete soltanto accedere al link cliccando nel link venire tutti quanti e partecipare qui con me a questo canale di nicodemo fabiano e se ancora tu di facebook non ti sei iscritto su youtube nel mio canale mi raccomando clicca su iscriviti clicca anche nella campanellina così avrai ogni notifica per questo tempo di preghiera che noi vogliamo pregare nel frattempo mandami le tue richieste di preghiera vogliamo pregare al Signore Signore ti ringraziamo questa mattina perché possiamo pregare al Signore. Ti ringraziamo per la tua potenza, ti ringraziamo per il tuo amore, ti ringraziamo Padre perché è una gioia, è una fortezza per il nostro cuore poter pregare nel Signore. Tu fortifichi la nostra anima, tu ci dai la forza e noi questa mattina siamo qui, Signore, il 8 di giugno del 2021 pregando affinché Gesù Cristo possa essere sempre, ogni singolo giorno, il presidente residente del nostro cuore. Noi preghiamo Padre per questa nazione, preghiamo per i nostri governanti, preghiamo Signore per i medici, preghiamo per gli infermieri, preghiamo per gli ospedali, preghiamo per le scuole che ormai sono finite, preghiamo per gli studenti, preghiamo Signore per ogni cittadino che ognuno possa venire alla conoscenza della buona novella della parola del nostro Signore. Signore, noi preghiamo anche per le chiese, sia la chiesa perseguitata in località nel mondo, dove è davvero costosissimo seguire a Cristo, ma anche per noi che siamo in Italia, che abbiamo bisogno di continuare a credere nel Signore. Noi ti preghiamo, Padre Santo, voglia tu fortificare la nostra vita. Padre, noi vogliamo anche intercedere per tutti i fratelli che mandano, richieste di preghiera, vogliamo ringraziare a te Padre per la vita di Sonia da rimini perché Signore non dovrà fare uh, l'intervento ora, noi preghiamo che Signore tu la possa proteggere, il male Signore che hanno riscontrato i medici possa Signore sparire attraverso la potenza del nostro Signore Cristo Gesù, tu hai la potenza di farlo, noi confidiamo in te Signore, nel nome di Gesù continua a benedire Sonia. Continua Signore a guidare il suo cuore, continua Signore Padre anche a benedire nel nome di Gesù Cristo eh, il papà di Angela, cara sorella da Rimini, anche lei ha molto bisogno del Signore, lei sua mamma e particolarmente suo padre. Lui ha bisogno di Cristo, Lui ha bisogno di essere liberato, ha avuto Signore un incidente in casa. Eh, Signore, se è fatto male, noi preghiamo che tu intervenga nella sua vita nel nome di Gesù. Preghiamo che tu dia pace al cuore di Angela affinché, Signore, lei che desidera andare a trovare i genitori che sono, che vivono lontani da lei, Padre, noi ti preghiamo nel nome di Gesù, opera grandemente nel nome di Cristo Gesù. Signore, noi preghiamo anche per la vita di Pina, di Franco, Signore. Gloria al Signore che non deve essere operata, Signore, e noi uh, ti preghiamo, Padre, che tu possa benedire la sua vita, la sua salute, sua sorella, Signore Rita, suo cognato Antonio, anche suo marito Franco, Marcello, Daniela, Signore, noi preghiamo che anche lei possa venire in Italia. Signore, tu conosci ogni cosa e noi preghiamo per loro. Signore, noi vogliamo anche pregare per la mamma di Elena, Elena qui di Cesena. Signore, Elena che sua mamma dovrà uh, a breve, Signore, uh, lui chiede una preghiera perché la mamma a breve, Signore, dovrà di nuovo fare da dermatologo, Signore, fare un intervento. Noi ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo che tu possa proteggere la sua mamma e anche la vita di Elena affinché entrambi possano vivere e stare con il nostro Signore. Preghiamo Signore che tu operi grandemente nella vita dei nostri cari, preghiamo anche per la sorella Janet Signore che condivide uh, una richiesta di preghiera importante Signore per questa amica Monica. Monica ha bisogno del Signore, Monica ha bisogno del tuo intervento nel suo cuore. Monica ha bisogno di conoscere il Salvatore, noi preghiamo per lei, questa donna, Signore, che è ricoverata, che ha molto bisogno di te, ma noi preghiamo per Samuele a Trento, preghiamo per la nostra sorella Ina, Signore, a Palermo, noi preghiamo, Signore, per Delia per le sue richieste, Signore, preghiamo per suo babbo, preghiamo Padre Santo per Antonia, preghiamo per Antonio a a Parma, noi preghiamo per massimo, Signore, grazie per quello che stai facendo nella sua vita, continua a dare a lui costanza, sostanza nel nome di Gesù Cristo, che possiamo continuare a vedere, Signore, la potenza. Una cosa che è così importante, Signore, che tu richiedi da noi è che noi non abbiamo un fuoco di paglia come fede, ma che sia una fede costante, una fede che riscalde, che è riscaldata attraverso la potenza dello Spirito Santo. Quindi noi ti preghiamo, Signore. Preghiamo che tu ogni giorno possa fortificare la vita del tuo popolo, perché solo tu sei il Signore e non c'è nessuno, Padre, come te. Preghiamo, Signore, per tutte le persone che sono in difficoltà, per il nostro fratello, Signore, a Forlì, Antonio, preghiamo per Enrico, Signore, preghiamo per Carmela giù a Napoli. Noi preghiamo per i nostri fratelli nel Veneto, nelle Marche, sia la Zulema, soprattutto felice. Signore, nel nome di Gesù, cambia il suo cuore, intervieni nella sua vita. Fa, Signore, che sia una famiglia che possa venire al Signore nel nome di Gesù. Ti ringraziamo, Padre, nel nome del nostro Signore. Preghiamo, Signore, sia per la Diana Veronica, preghiamo, Signore, per Rodrigo e la sua famiglia che sono, uh, si sono trasferiti, Signore, in Germania. Preghiamo per la vita di Stefano, Signore, di Milena, Rimini. Signore, benedice la sua vita, guarisce lui da ogni male nel nome di Cristo e che possa continuare a seguirti, Signore, da vicino, usando la sua vita e quella di sua moglie per la gloria del nostro Signore. Signore, noi continuiamo, Signore, a pregare per tutte le famiglie della nostra Chiesa, per i nostri figli, per i nostri ragazzi, per la Maria di Tommaso, per la sua salute, Signore. Ognuno di noi, Padre, passa per momenti difficili, però quello che non cambia è la tua presenza costante, la liberazione che noi possiamo avere attraverso la potenza del nostro Signore Cristo Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice Amen. Io vorrei anche condividere una richiesta di preghiera, e quella anche per i miei figli. Ringrazio Dio per loro. Chi non sa, io ho tre figli. La Fabiola, Fernando e Fabrizio. Ormai sono tutti giovani, ragazzi, grandi. E oggi è una giornata particolare per la nostra famiglia. È una giornata speciale perché la nostra figlia, la più grande, le ha compiuto e sta oggi, in questo giorno odierno. Accompie per la grazia di Dio 21 anni e noi lodiamo, ringraziamo immensamente la mano potente del nostro Dio perché uh, lei è una ragazza speciale, molto intelligente. Naturalmente, ci mancherebbe altro. Io sono il papà, quindi ringrazio a Dio per la vita della figlia e vi chiedo di pregare per lei. Quindi, Fabiola, non so se mi ascolti ma che Gesù Cristo benedica la tua vita nel nome di Gesù. Signore, grazie per i miei figli, grazie per i miei cari fratelli che pregano insieme a me. E io non prego soltanto per i miei figli, ma prego per tutti i figli, per tutte le nostre famiglie. Per la Alberto, Signore, che si trova a Rimini con Ruth, per Alberto, Signore, che è andato a Cremona con la famiglia per lavoro. Signore, noi preghiamo per loro, preghiamo, Signore, guida i passi. I nostri cari fratelli, Signore, che possiamo vivere, dipendere dal Signore in questa giornata, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Gloria al nostro Signore. Mi raccomando, per te che ancora non lo hai fatto, metti un like e condividi. Vogliamo pregare insieme, vogliamo far parte di questa comunità. Invita altre persone a partecipare con noi e non dimenticare, naturalmente, di. Prendere la vitamina BPC, la Bibbia e la preghiera e la comunione fraterna, vitamina che non ha controindicazione per la tua vita. Vi ti ricordo inoltre che oggi a mezzogiorno ci sarà, uh, leggiamo la Bibbia insieme, stiamo leggendo il libro dei Giudici. Un libro affascinante, tante battaglie, un sale e scende continuo di gente che si avvicina a Dio, dopo si allontanano da Dio e la situazione diventa difficile, poi si ravvedono, vengono al Signore, Dio benedice loro, ma dopo questa gente si dimentica e torna al peccato. Padre, io ti prego nel nome di Gesù, che noi mai e poi mai possiamo imitare questo periodo. E questa gente che non ha fatto quello che tu volevi, ma che possiamo dipendere dal Signore nel nome di Gesù. Amen. Noi vogliamo anche ringraziare il Signore per la parola di Dio questa mattina, eh, leggendo ancora i versetti che abbiamo letto, cominciando ieri, capitolo 5 del Vangelo di Marco. E leggendo a partire dal versetto 8 la parola di Dio dice: Gesù parlando con l'indemoniato che era posseduto da una legione uh, che almeno rappresenta 6.000 soldati, riferendoci all'impero, ai al soldati dell'esercito romano, questa legione che includeva oltre addirittura 6.000 uomini. Quindi Gesù diceva allo Spirito Immondo: esci da questo uomo. Guardate bene la potenza, l'autorità del Signore per liberare, per guarire, per salvare. Ma non finisce qua. Gesù gli domandò: Qual è il tuo nome?. Egli rispose: Il mio nome è Legione, perché siamo in molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là una. Un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono, dicendo: Mandaci nei porci perché entriamo in essi. Egli lo permise loro. E gli scribi, gli, scribi, gli spiriti, scusate, gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a, pre, a precipizio nel mare. Erano circa duemila e affogarono nel mare, e quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna, la gente andò a vedere ciò che era venuto. E vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito in buon seno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. E quelli che avevano visto raccontarono all'indemoniato l'avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse fuori dai loro confini. E come lui saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise ma gli disse va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E tutti si meravigliavano. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui e lui stava presso il mare. Quindi un brano bellissimo, abbiamo visto già parte di questo ieri e oggi in questo martedì noi vediamo sia la potenza del nostro Signore che è rivelata. Uh, attraverso diciamo questo confronto con le tenebre vediamo l'autorità del nostro Signore Gesù Cristo ha avuto l'occasione per insegnare anche agli apostoli la sua potenza come ribadiamo l'autorità del Signore abbiamo visto anche che che più la persona si fa coinvolgere dal nemico, dal diavolo, più lui può influire, comandare, controllare completamente la vita di una persona. Ma noi vediamo innanzitutto che il Signore, attraverso la persona di Dio figlio, il Signore Dio Cristo Gesù, ossia Lui il nostro Signore, uh, questo spirito immondo, questi spiriti immondi non avevano più forza, più autorità rispetto a Cristo. Hanno dovuto sottomettersi all'autorità del Signore. E questo nostro Signore Gesù Cristo presenta a noi sicuramente uh, il, la potenza sua, la sua autorità, il suo amore, perché voleva salvare quell'uomo. Gli spiriti immondi a sua volta che cercano qui di influire, Uh, diciamo ancora di più piccoli influire, distruggere la vita dell'uomo di cui erano in possesso Gesù Cristo. Uh, loro hanno chiesto a Gesù di poter uscire perché Gesù aveva detto, no, se esce da costui e quindi loro hanno detto, se dobbiamo uscire, facci entrare nei porti. C'era questo branco di porti, come voi sapete, e quello che accade è che loro sono entrati negli animali ma dopo questi uh, porci sono morti, tutti quanti sono caduti nel precipizio e non c'è rimasto neanche un maialino per raccontare la storia e questo noi vediamo sia difficile anche capire perché Gesù ha permesso questo, alcune cose sono difficili anche da capire, da comprendere, ma il fatto è sta che Gesù Cristo ha l'autorità non solo di liberare ma di uh, purificare, non importa quanto fosse cattiva la vita di quell'uomo, quanto lui stesse dentro del controllo di Satana, il Signore ha benedetto. Questo perché? Perché il nostro Signore ha l'autorità. In Marco capitolo 14 versetto 36 diciamo, leggiamo, diceva, Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Guardate che Gesù Cristo pregando a Dio Padre dice: "Padre, ogni cosa ti è possibile". E noi vediamo la potente mano del Signore Gesù nel liberare, nella parola del Signore la vita di questo uomo e quindi la parola di Dio che dice che Gesù domandò il nome e lui le ho pregato, hanno pregato Gesù che mandasse loro in questo branco di maiali Gesù Cristo, versetto 13 permise loro e dopo quelli che le custodivano fuggirono e portarono la notizia in città per la campagna e la gente venne a vedere tutto ciò che era avvenuto e vennero da Gesù l'indemoniato vestito in buon seno quindi guardate la trasformazione quando Gesù libera quello che viveva nel sepolcro nel, nel, insieme alla, al luogo di morte Insieme all'odore, a quella situazione bruttissima dei morti, dei corpi, questa era una persona ormai trasformata. E quindi hanno veduto questo uomo seduto in buon senno, lui che aveva avuto una legione, uh, la legione, e si è impaurirono. Se la gente è rimasta stupita nel vedere questo e quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci quindi un uomo trasformato perché aveva incontrato il nostro Signore Gesù Cristo e quindi la parola di Dio dice per esempio in Atti capitolo 10 versetto 38 vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e con Egli è andato dappertutto facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con Lui. Quindi guardate bene quello che Cristo Gesù fa, che gli apostoli stanno dichiarando, quelli che erano sottoposti al potere di Satana perché il Signore stava liberando queste persone e quindi nel nome di Gesù c'è liberazione. E io vorrei che tu oggi, se c'è un'afflizione nella tua vita, ma se c'è un'influenza diabolica, rifiuta questo nel nome di Gesù. Avvicinati al Signore, accostati al Signore, sottomettiti dunque al Signore, e il nemico se ne andrà dalla tua vita perché vuoi consacrare il tuo cuore al Signore. Noi vediamo infine che c'è una risposta, versetto 14, versetto 17 dice, e quelli che li custodivano, o sei maiali, fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto, versetto 15, vennero da Gesù e videro questo uomo indemoniato, vestito, tranquillo, e si impaurirono, dice, ma non è possibile. Come questa persona è stata trasformata? È la stessa cosa per la mia e per la tua vita? Gesù trasforma e gli altri rimangono stupiti quando una persona non conosce l'amore di Dio. Versetto 16: Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci, perché Gesù ha permesso i porci, ossia hanno incorporato diciamo, la presenza demonica. Dopo sono caduti nel precipizio, sono morti tutti questi maiali e. E noi vediamo se c'è una reazione. E la reazione è nel versetto 17, quando hanno visto quello che era successo, una persona salvata, e i maiali che erano morti, una situazione davvero sui generis, no? ossia la potenza del nostro Signore. E che cosa accade? Accade, cari, che esse, per queste persone, hanno cominciato a pregare a Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Quando la parola di Dio è predicata, c'è questa reazione, c'è gente che accetta il messaggio, che è liberato, che è trasformato e gli altri rimangono stupiti della trasformazione, ma altre persone non vogliono ricevere questa parola. Tu che tipo di persona sei? Tu sei quella persona che accoglie la parola o che si allontana dalla parola. C'è gente magari che nell'ascoltare anche questa trasmissione. Adora il Signore, è incoraggiato, è fortificato. Poi ci sono quelle persone che dicono: Non mi piace questo. Non voglio far parte di questa famiglia di Dio. Io non credo nel Signore, non credo nella Sua parola. E quindi noi vediamo se è che il Signore ha trasformato questo uomo ma quelli che non hanno creduto guardate bene versetto 18 come egli saliva sulla barca l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui versetto 17 tornando un pezzettino dietro uh, quelli altri invece mentre l'ex indemo indemoniato pregava che lui voleva continuare a camminare, a navigare, a viaggiare con Gesù, gli altri hanno detto vattene via dai nostri confini tu che cosa dici a Cristo? quando Gesù Cristo ti libera tu vedi la potenza del Signore tu dici al Signore rimani con me nel mio cuore o tu dici esci dalla mia vita non voglio nulla a che vedere con Cristo tu fai la scelta giusta fai la scelta per il Signore perché se fai la scelta giusta il Signore opererà grandemente nella nostra vita Questi uomini sono stati testimoni oculari della potenza di Dio eppure hanno rifiutato altri hanno visto e anche Hanno creduto. Questo uomo, Lex Indemoniato, ormai salvato da Cristo, lui voleva estar com Cristo, voleva estar com loro, continuare o viaggio della sua vida con loro. Mas Jesus disse, versetto 19: Não lo ha permesso. Mas disse: Vai a casa tua dai tuoi e racconta loro le grande cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto misericordia di te. Io non so te, se ti sei incontrato veramente con Cristo, c'è una cosa che tu non puoi fare a meno: che è quella di andare e raccontare quello che Gesù Cristo ha fatto nella tua vita. Apri il cuore, apri la bocca, sali sui tetti per dire ai tutti i luoghi: predica la parola del Signore. Questa parola non può rimanere contenuta e nascosta nella nostra vita, ma noi vogliamo ogni giorno predicare la parola del nostro Signore. Quindi predica la santa e benedetta parola del nostro Signore Cristo Gesù. E vedete che l'uomo che aveva accettato la parola, infine lui che cosa fa? Versetto 20 ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli, le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui e tutti si meravigliarono. Non c'è nessuno che possa rifiutare quello che il Signore ha fatto nella tua vita. Racconta alle persone le cose grandi che il Signore ha fatto. E la gente rimarrà stupita perché il Signore vuole ricostruire la nostra vita per la sua gloria. E quindi noi vediamo che oggi, più che mai, io e te dobbiamo venire al Signore e sempre pregare a Lui nel nome di Cristo Gesù. Amen. Cari io. Uh, questa mattina vi saluto un magari un pochino più breve del tempo, del consueto. È una giornata particolare. Io voglio ringraziare felice, eh? felice, attenzione, Felice. Vogliamo ringraziare il Signore, che Dio possa benedire la tua vita. Io mi auguro nel nome di Gesù che mercoledì noi ti possiamo vedere, pregare tutti quanti insieme, leggere la parola del Signore oggi a mezzogiorno e che nel nome di Gesù noi possiamo stare sempre con Lui. Per la sua gloria nel nome del Signore. Allora non mi resta che darti un fortissimo abbraccio, un santo bacio, rimane con la parola del Signore e che possiamo oggi più che mai dire al Signore quanto noi lo amiamo, quanto noi desideriamo che il Signore possa stare veramente nella nostra vita e possiamo amarlo grandemente nel nostro cuore nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ti lascio con la nostra sigla. Mi raccomando mandami le tue richieste di preghiera. Io voglio poter pregare sempre al Signore per la tua vita. Ti aspetto domani per la grazia di Dio se Lui così vorrà nel nome di Gesù. Metti un like e condividi. Alba nuova, potenza nella preghiera. Sei sempre in cerca di qualcosa, qualcosa che ne...